vediamo la proposta dei vari CMS. Lasceremo più spazio a Drupal e a WordPress proprio per la presenza fisica di persone che possono dare indicazioni. Per quello che riguarda Joomla, prima di dare la parola a Nadia, dico soltanto che il nostro modello lo trovate direttamente cliccando in corrispondenza della parola Joomla sul riquadrino CMS per la scuola. C'è qualche piccolo problema di connessione e trovate questo e altri materiali, scusate se ho dimenticato di citarlo, gli strumenti collaborativi, uno strumento molto potente che è il nostro ambiente social. Dove avete modo, questo è utilizzato soprattutto da coloro che utilizzano WordPress e Joomla, avete modo di, una volta che siete registrati, di trovare persone in grado di supportarvi, anche in questo caso, con grandissima frequenza. Per quello che riguarda la parte WordPress, il presidio è fatto in maniera veramente generosissima da Lillo Sciascia, che penso sia presente, l'avevo visto precedentemente qua in aula. E qui vedete i vari spazi che sono spazio WordPress, spazio Clone, Joomla, Drupal e poi delle parti più a livello interattivo, forum, gruppi, chat e quant'altro. Quindi questo è un altro territorio, un altro ambiente a disposizione per scambi di informazioni e supporto reciproco. E per quello che riguarda segnatamente Joomla, qua trovate tutta una serie di indicazioni che ha dato Gianluigi Pellizzari e a cui rimando i giumlisti, perché in particolare trovate una serie di riferimenti sul pacchetto, dei video tutorial e una presentazione completa del pacchetto stesso. Vedo come sono realizzati, no? Quindi con un accesso molto diretto a queste risorse che sono disseminate nei vari canali YouTube. Bene, se c'è Nadia Caprotti, io lascerei adesso la parola perché vogliamo vedere un po' questo, diciamo, modello realizzato con Drupal, che è un modello di grande eccellenza, ricchissimo, con una grandissima attenzione a tutta la comunicazione istituzionale, no, quale novità ci porta e quali, diciamo, sono i suoi aspetti, diciamo, di funzionalità. Allora, questo è Scuola Cooperativa e non è aggiornato. Allora, sono mesi che io aggiorno il pacchetto vero e proprio che metterò a disposizione prestissimo e continuo a rimandare la distribuzione perché continuano ad uscire cose nuove. In scuolacooperativa.net Drupal 7 c'è ancora scaricabile il pacchetto del 28 agosto dell'anno scorso, più una serie di nuove aggiunte, ad esempio Google Map che ci ha fatto impazzire, adesso è a posto, e c'è vari aggiornamenti che abbiamo dovuto fare soprattutto a seguito del passaggio al PHP 5.3, perché il PHP 5.2 non è più supportato e quindi si è andati di là, ma adesso tutto funziona molto bene. L'ultima parte che sto introducendo è quella dell'amministrazione trasparente. Mi sono fermata semplicemente perché volevo delle date di scadenza precise. Stamattina le abbiamo avuto, anche se non sono solo più 5 anni, ma devo portare alla fine dell'anno. Quindi 31 dicembre devono scadere. Ho aspettato perché avendo delle date precise posso fare in modo che il CMS pianifichi la pubblicazione automatica dei documenti, meno lavoro per la segreteria e così via. Lo metterò a disposizione presto.
certo, la parte istituzionale con Drupal non è difficile, perché abbiamo Rules che ci permette di impostare una serie di regole in modo automatico che pianificano parecchie cose. Quindi complicano un po' di meno la vita agli amministrativi e meno devono introdurre in modo manuale, meno possibilità di errori hanno. Per il resto non abbiamo grandi problemi, perché abbiamo deciso questo tipo di layout neutro. Era una decisione fatta, si era stabilito all'inizio di fare un tema abbastanza simile sia per tutti i CMS, giusto, sia per Drupal che per WordPress. Abbiamo mantenuto questo, ma chiaramente ognuno può cambiare il tema, anzi, se magari lo mette a disposizione della comunità, ben venga. Che cosa ci sarà nel pacchetto nuovo? Ecco, l'amministrazione trasparente, una maggior sicurezza per Albo Pretorio, aggiustamenti fatti da Max Berni della rete civica di Cattolica. Ha creato un modulo che ha chiamato Porte Aperte Albo, che snellisce e tiene sotto controllo bene tutte le date di pubblicazione e spubblicazione in modo più veloce. C'è il lavoro di Cappai, sardo, Sucis. È dentro tutto. La mia direzione didattica, sì, nella direzione. Sì. Oramai è vecchio anche lui, ci dobbiamo fare www.direzionegrate.it, non è ancora gov.it, e poi è ancora Direzione Grate, però in effetti è un istituto comprensivo e l'ho diventato da settembre, sono un po' in ritardo con tutte le cose. Dicevo, il lavoro di Pietro Cappai, sardo, un collega del Sulcis, che ha modificato alcune parti, tra cui l'editor, perché abbiamo introdotto abbreviazioni ed acronimi in modo abbastanza veloce. E poi c'è tutto il lavoro di Mario che riguarda le circolari, e lì però ci dobbiamo lavorare un attimo quest'estate per renderlo più fruibile da tutto il gruppo. Cioè, attualmente sia nei siti di Mario che in diversi siti che ho seguito io, il sistema delle circolari con firma di presa visione in effetti è già in atto. Funziona da Dio, fa risparmiare un sacco di carta. Nel sito, ad esempio, della mia direzione, addirittura ho fatto in modo che ciascun referente di plesso vada a controllare le firme dei docenti del suo plesso, possa intervenire e così via. È di difficile distribuzione attualmente così come è fatta, cioè perché va proprio costruito ad hoc, Mario ne sa qualcosa, per le sere che ha perso a spiegarmi tutto. Ho avuto promessa quasi sicura da Pietro Cappai e da Max Berni che quest'estate ci lavoriamo sopra. Per fare un modulo, si spera. Loro conoscono il PHP meglio di me e probabilmente ci arriviamo. Però nel primo pacchetto questo non ci sarà. Stamattina, chiaro Mario, io penso che possiamo introdurre anche nella parte riservata dei web form per i progetti, giusto? Per tutto quello che i docenti nell'area riservata possono mettere sotto forma di web form. Il progetto perché lo devo inviare in direzione in cartaceo o in PDF? Ma no, lo compilo direttamente online, perché no? Cioè, ci sono un sacco di cose che con Drupal si può fare con tranquillità.